Vi spiego gli interisti. Sono perdenti e danno del perdente agli altri, sono imbroglioni e danno degli imbroglioni agli altri. Angelo Moratti dopava i calciatori e Chiapano dopati gli altri. Facevano le telefonate in calciopoli, invitavano i designatori a mettere arbitri e chiamavano gli altri imbroglioni. Figo chiudeva l'arbitro nello spogliatoio dopo un Inter-Juventus gol di Del Piero al 90° minuto e invece dicono che la Juventus chiude gli arbitri dello spogliatoio nonostante Paparesta lo abbia smentito 100 volte. Fanno imbrogli a tutti i livelli con le plusvalenze e dicono che gli altri sono imbroglioni. Questi sono gli interisti, cioè dicono degli altri tutto quello che sono loro, ma la cosa più eclatante è che sono dei pruritori di culo e dicono che agli altri rosicano, sono dei maledetti perdenti e dicono che gli altri sono perdenti, sono costretti ad una vita di impazzimento e dicono che gli altri devono impazzire. Questa è una squadra che vince una volta ogni morte di Papa. E quella vittoria, che è come l'osso per un cane, la fanno diventare chissà che cosa. No, è soltanto la legge dei grandi numeri che ogni tanto vince anche l'Inter. Ma quando vince c'è sempre, sempre il marcio. C'è sempre, sempre l'imbroglio. Questa è una squadra che è nata sull'imbroglio. Tant'è vero che si chiamava addirittura Ambrosiana Inter. Oggi si chiama Inter e loro, sapete che fanno? Lo chiamano Internazionale. Ma Internazionale di che la Provercelli è molto meglio? Ma Internazionale di cosa? Una squadra che vive campa di rendita su qualche vittoria del passato. Cioè questi fanno degli altri quelli che sono loro, cioè dei poveracci che sono impazziti perché vivono guardando le vittorie degli altri e cercano di vivere in un mondo tutto loro per non svegliarsi da quel sonno che li rimetterebbe nella realtà e li farebbe guardare davanti allo specchio e chiamarsi stesso loro perdenti, perché questa è una squadra che è la barzelletta d'Italia, è la barzelletta d'Europa ed è la barzelletta di tutti i sistemi calcistici possibili. Il resto poi ve lo diremo in una prossima volta, ma questi sono la barzelletta d'Italia, ve li sto spiegando, ve li sto definendo, scriveranno ancora un mare di cazzate, scriveranno anche sotto questo video quello che sono realmente loro, su quello che pensano realmente loro. Vi invito a seguirmi su TikTok.